Massimo Scarpa, il più bel giocatore di golf della storia del Triveneto, possiamo ben dirlo. Oggi com'è andata? Oggi è andata bene, da ex è andata benissimo, devo dire, perché meno 11 in due giri non è facile, poi c'era un po' di vento, quindi sono contento. Da ex perché? Da ex perché? Perché quest'anno ho smesso, faccio il CT della Nazionale Professionisti a tempo pieno, quindi da ex. È difficile dirlo, ma è la realtà. Meno 11 vuol dire secondo posto pari merito con Giorgio Grillo. In bellissima compagnia, un colpo da Duncan, Musgrove che è arrivato primo, quindi sono contento, sai, molto bello arrivare secondo con meno 11, sarebbe stato molto meno bello vincere con più 1, sono molto più soddisfatto così. Oggi meno 6, ieri meno 5, nonostante il forte vento, il livello del golf Triveneto si sta alzando notevolmente. Ma per fortuna a golf contano i risultati, credo che un meno 12 e due meno 11 non abbiano bisogno di commenti, insomma, si commentano da soli. Invece il golf nazionale, a detta dello stesso presidente Chimenti, niente, non riusciamo a trovare il campione che ci riporti in alto. Non la penso così, non la penso così, penso che il campione ci sia, che sia Francesco Molinari, penso che vincere un Open d'Italia sia una cosa molto importante, soprattutto a 25 anni. Purtroppo ogni gara, in ogni gara ci sono 150 giocatori, quindi vincere non è facile, non è assolutamente facile, il livello si sta alzando ogni anno. Abbiamo dei bei giovani che stanno crescendo, quest'anno abbiamo vinto due volte sul Challenge con Edoardo Molinari, che andrà sul Tour sicuramente, abbiamo vinto due o tre volte sull'Alps, due volte con Gagli che ha 20 anni, quindi io sono molto ottimista. E non so se hai capito bene le parole del Presidente. No, le ho capite benissimo, però tu sei un grande ottimista e poi soprattutto dici quello che pensi sempre. Ecco, due parole su questo campo di Albarella, che è sempre un bel campo. Io torno molto volentieri, vicino a casa, devo dire, un bel campo, poi c'è questo vento, in Italia non è facile trovare il vento e mi fa sempre molto piacere, complimenti perché è una bella gara, una gara organizzata molto bene, una bellissima gara, spero di tornare qua l'anno prossimo. Grazie e complimenti.